è un progetto sbagliatissimo. Prima cosa perché rovina Verziano, interviene su un carcere modello rendendolo un bubbone, nel senso che il rischio è che invece di fare un altro, invece di fare Verziano 2, facciamo Canton Mombello 2 a Verziano, quindi rovinando anche quello che sta facendo da questo punto di vista Verziano nelle sue declinazioni e nella positività che esprime. Dall'altra parte Canton Mombello non chiuderebbe, quindi rimane da questo punto di vista lo stesso problema, perché seppur diminuisse anche, diciamo, la capienza, la portassero anche 80-100 persone, ma non avrebbe senso perché è una struttura costosa per così poche persone, ci troveremmo immediatamente dopo ancora con Canton Mombello con le stesse problematiche e gli stessi numeri. Quindi noi diciamo, il progetto di Verziano così non va bene, venga fatto lo stesso progetto, non ci sono grosse preoccupazioni, nell'area adiacente che deve essere acquisita. E non è complicato, l'avevamo già fatto noi come giunta ai tempi ed era stata una cosa utile, cancellata, non si sa perché. Da questo punto di vista Canton Mombello deve chiudere e io dico con molta tranquillità che se non è così è meglio perdere il finanziamento, è meglio, non abbiamo bisogno di un terzo carcere a Brescia per soddisfare i numeri di metri quadri che lo Stato deve indicare all'Europa, ma non ci interessa. Le cose vanno fatte bene, quindi o si fa un progetto adeguato o è meglio anche rinunciare al finanziamento e rinunciare a questa edificazione che non ci serve e non darebbe nessuna soluzione. Verziano è un esempio certamente, io credo, nazionale di cosa deve essere la rieducazione con celle aperte e pur vigilate di un sistema in cui le persone lavorano, imparano il lavoro, lavorano anche per aziende in un contratto che hanno fatto, voglio dire, la direttrice con alcune associazioni di categoria per rieducare, per insegnare, per riportare le persone a quella che è una condizione civile. La nostra caratteristica di Forza Italia è pensare che la pena deve essere scontata, ma che comunque i carcerati vivono, sono persone, quindi vivono una condizione umana. A Canton Mombello invece, contrariamente, questa condizione umana, sanitaria, ambientale, psicologica è inaccettabile. Dico anche che è una vergogna, per cui insieme al senatore Paroli e a Forza Italia dovremmo intervenire certamente su quello che è oggi la vivibilità e la possibilità, voglio dire, di vivere all'interno anche per sovraffollamento, ma per condizioni strutturali, igieniche e quant'altro, ma anche per un progetto futuro che certamente dovrà essere rivisto, perché non solo non risolve, ma potrebbe peggiorare le situazioni se tale rimane, per cui ne abbiamo parlato, porteremo all'interno del partito e all'interno dei ministeri questa analisi, questa presa di d'atto, di visione che abbiamo avuto, perché dovrà essere affrontato anche nella rimodulazione, voglio dire, di quelli che saranno gli interventi. Senta, Forza Italia è pronta a mettere sul tavolo un lavoro per andare a incentivare, implementare, utilizzare di più anche dal punto di vista legislativo le pene alternative? Ma certamente, lo dice anche la Costituzione, deve essere un fatto di rieducazione, per cui la Forza Italia, seppure abbiamo anche sensibilità diverse all'interno della maggioranza, però saremo un partito unico diversamente, ma sempre abbiamo trovato la condivisione e noi pensiamo sempre più a una condizione del rispetto dei diritti, che è una battaglia che Forza Italia sta facendo, non solo sui diritti, voglio dire, all'interno della vita del carcere, ma sullo Ius Scholae e altri diritti, per cui faremo questa battaglia all'interno, voglio dire, del Parlamento, del Senato, e condividendola con i nostri alleati, portando avanti quella che è certamente una battaglia che noi facciamo da quando il presidente Berlusconi l'ha iniziata, oggi il segretario Tajani bene la sta portando avanti insieme anche al vice ministro Sisto.